Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati in questo sabato, sempre sabato di Maria. Chiediamo alla Mamma Celeste, sposa dello Spirito Santo, che ci aiuti a pregare proprio nello Spirito, rivolgendoci al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ricordiamo che nel Vangelo di ieri c'è stata questa discussione da parte dei farisei contro Gesù perché insieme con i discepoli violava la legge del sabato. Avevano raccolto le spighe di grano perché avevano fame. E Gesù con il suo insegnamento aiuta a comprendere il vero spirito della legge. Quello che conta è proprio comprendere che la legge è stata data perché il Padre vuole aiutare l'uomo a vivere concretamente l'amore, a vivere la misericordia. Ecco, il fatto che Gesù sia in qualche modo libero di fronte alla legge, diventa per i farisei qualcosa che toglie le loro sicurezze. Ed è per questo che tengono consiglio contro di lui e nel loro cuore hanno in mente di farlo morire. Allora, ascoltiamo il Vangelo di oggi dalla voce di Carlo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono a te e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco, il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. È veramente triste questa non accoglienza della libertà che porta Gesù. Ecco, anche la legge viene vista nell'amore, nella libertà. E questo è qualcosa che per il mondo è profondamente destabilizzante. È meglio fare fuori una persona che pensa e che insegna in questo modo. È troppo pericolosa. E Gesù come reagisce? Avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Quindi Gesù cambia posto, si sposta, diciamo così, da un'altra parte, ma continua per la sua strada.
e cioè è una strada dove lui incontra e guarisce, guarì tutti quelli che lo seguirono e impose loro di non divulgarlo. E a questo punto l'evangelista Matteo fa questo commento stupendo, dice che fece così affinché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E quindi cita il passo del profeta Isaia e quindi identifica Gesù con il servo che noi chiamiamo il servo sofferente, descritto da Isaia. Ecco, ascoltiamo questo, ripercorriamo questo brano perché è veramente profetico, nel senso che in anticipo descrive tutto quello che sarà l'operato di Gesù. E poi nei passi che verranno anche successivamente, sempre del profeta Isaia, descriverà quasi punto per punto la passione di Gesù. È qualcosa veramente che lascia sempre ammirati quando leggiamo questi passi. Ecco, questo dice così: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Ecco, questa prima parte della profezia ci parla proprio dal punto di vista del Padre, il Padre che presenta il suo servo, che lui ha scelto, che è il suo amato, del quale lui si compiace. Ecco, questa presentazione dice proprio l'essenza di Gesù. Lui è il servo del Padre, cioè tutto se stesso, tutta anche la sua umanità che ha assunto, è vissuta a servizio del Padre. Il Padre lo ama, il Padre si compiace di lui e il Padre, ecco, mette il suo spirito sopra di lui e fonde il suo spirito su Gesù. E che cosa farà allora questo suo servo? Annuncerà alle nazioni la giustizia. Ecco, il suo compito, la sua missione è descritta, riassunta in questa frase: è il missionario che annuncia alle nazioni, quindi all'umanità, la giustizia. Che cos'è la giustizia? La giustizia è proprio ciò che il Padre vuole, che le cose, che le persone vivano come è gradito al Padre. Questa è la giustizia. Le cose saranno giuste quando quello che noi faremo sarà gradito al Padre, sarà ciò che il Padre gode di vedere, si compiace di vedere. E che cosa? Di che cosa si compiace il padre? Chiaramente il padre si compiace quando vede i suoi figli, che prima di tutto si riconoscono suoi figli, amati, infinitamente amati, e poi si riconoscono fratelli e si amano come fratelli. Questa è la giustizia. Ecco, Gesù annuncia la giustizia. E poi la seconda parte del brano profetico ci parla dello stile di Gesù. Uno stile che potremmo dire di mitezza, cioè che non usa la violenza, la forza, non ha bisogno dei mega pubblici che lo sostengano, ma va avanti per la mitezza, per la via della mitezza. Perché? Perché? Perché è una via sostenuta dal Padre, dove il Padre stesso lo porta avanti con il suo spirito. Quindi è potentissima pur nella debolezza, pur nella piccolezza, pur nella mitezza, nella
non violenza, è onnipotente questa via. E questa via ci ricorda proprio l'inutilità di tutte quelle volte in cui si vuole, attraverso discussioni, dimostrare che si ha ragione. Gesù non dimostra, ma fa. Fa la volontà del Padre. E poi dice ancora, non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. E cioè, potremmo dire, si prenderà cura delle fragilità. Le persone fragili, deboli, ecco, non le scarta, anzi può prendersi cura di loro perché ne hanno bisogno. Ecco, e da questa cura verrà fuori l'uomo nuovo, gli uomini e le donne nuove, sono persone fragili che si lasciano curare da Gesù. Ecco, lui andrà avanti finché, ecco, fino a raggiungere l'obiettivo, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, questa via di essere portatori dello Spirito del Padre, che ti fa vivere l'amore del Padre, insegnare la sua volontà con mitezza, ma anche con determinazione e fermezza, sarà una via che raggiungerà l'obiettivo. Nel suo nome spereranno le nazioni. Chiediamo allora al Signore che ci aiuti proprio oggi, in mezzo alle situazioni che il Signore ci farà incontrare, ecco, a chiedere anche noi, come Gesù, di essere lì dentro, amati dal Padre, sentendosi proprio pieni del suo Spirito che Lui ci dona. Perché grazie al suo Spirito possiamo agire così, come ha fatto Gesù. Non è che noi siamo così bravi da riuscirci, no, è un dono che se noi ci apriamo al suo Spirito, lui ci farà. Potremo anche noi fare come Gesù. Chiediamo allora proprio lo Spirito Santo, che come ha riempito Gesù così, possa riempire anche noi in questa giornata. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria. Una cosa sola, il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Per l'intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.